là di quello che stiamo discutendo oggi, che per me personalmente è un progetto molto importante dove finalmente dopo diverso tempo vedo una ricerca di capacità di appoggiare l'investimento di una società di calcio o di qualche persona nell'ambito del settore giovanile fatto in maniera costruttiva. È logico che questo inizia e poi ha un fine, come è stato evidenziato prima dal Presidente Poliero, dalla concezione che questi ragazzi possano arrivare in prima squadra. Lui ha citato poc'anzi i casi di Atalanta e di Empoli, e non sono sicuramente nella Juventus, nel Milan o nell'Inter, vuol dire che per la rispondenza che abbiamo visto negli ultimi decenni, sono società 2 decenni, 1 decennio e mezzo, sono due società che hanno applicato con coraggio e con grande dedizione al lavoro, un'immissione costante e continua di giovani calciatori provenienti dal settore giovanile. È logico che quando si fanno delle scelte di natura di investire su un settore giovanile così, è d'obbligo arrivare anche che il giocatore arrivi alla prima squadra, però è anche normalmente essere sinceri con tutti dicendo che ci vuole un po' di capacità, come è stato chiesto prima, da parte dell'ambiente ad avere pazienza. In questo momento la pazienza è doverosa perché è un progetto che inizia adesso e a livello di fase ciclica temporale penso che ci voglia qualche anno per avere dei prodotti immediatamente pronti per la prima squadra, cioè provenienti da almeno qualche anno di excursus nel settore giovanile. Però io sono fermamente convinto che se le cose che sono state impostate vengono impostate a partire da oggi, vengono mantenute nel tempo, poi di pari passo con l'aiuto anche della proprietà e di chi lavora come nell'ambito di direttori o collaboratori, e soprattutto allenatori, ci sia la possibilità di creare un qualcosa del genere anche a Padova. Vi faccio degli esempi stupidi per capire, ma tutti quanti parliamo di Empoli e Atalanta. Empoli e Atalanta sono arrivati dopo diversi anni a aver messo in piedi una macchina che produce calciatori di ottimo livello. Se il calcio, l'Academy e il calcio Padova domani mattina o dopodomani mattina riusciranno a fare questo tipo di lavoro, non vedo perché Padova, e torno alla tua domanda, non riesca ad avere una squadra con i giocatori del proprio settore giovanile in maniera importante, arrivare anche alla Serie A o Serie B, che perché dopo la fine tutto quanto si sposa anche nei progetti richiesti dalla società, dalla piazza e quello che ne va dietro. È una fase questa che purtroppo, dico purtroppo, ma io sono fiducioso perché penso che tra la proprietà, Poliero e i soci ci sia una grande capacità di continuità e anche di futuro impegno nelle strategie che sono già state condivise. Penso che con un'unità di intenti che continuativamente, è stata menzionata oggi si possa arrivare un domani anche che nel calcio Padova a 3 o 4 o 5 ragazzi siano dei talenti che possono giocare alla stregua a campionati importanti. Il fatto primario, sappiamo tutti, che una è la soddisfazione che gli impegni che vengono suffragati negli anni da una grande mole di lavoro tecnicamente arrivano in prima squadra, e l'altra è che finalmente la società potrebbe anche avere una risorsa a livello patrimoniale del prodotto giovanile di serie che arriva alla prima squadra. Torno a dire, spero e mi auguro veramente che dopo qualche anno l'Academy e il settore giovanile del calcio Padova siano il fiore e l'occhiello e siano accomunati, almeno in un'immagine totalitaria, a quelle che possono essere stati a suo tempo e sono ancora oggi i settori giovanili,
parlo sempre di quelle due state menzionate senza andare su altre, che possono essere quelli dell'Empoli o quelli dall'Atalanta. È un progetto, ripeto, impegnativo, è un progetto che sicuramente ha bisogno di tante componenti che si mettono al di là della passione, eccetera, veramente a lavorare in maniera dura e solida, ma se tutti insieme riusciamo, anche compresa la piazza, compresi i tifosi, compresi le famiglie, compresi tutti, diventiamo partecipi di un progetto di questo tipo fatto in maniera umile e seria, penso che alla fine domani tutti quanti ne trarranno vantaggi, proprio anche ai fini sportivi della società stessa.